Io capisco che le immagini di Piazza del Duomo abbiano potuto colpire la sensibilità di tanti e considero con attenzione le voci di tanti milanesi e tanti milanesi arrabbiati. Certo, capisco di meno la strumentalizzazione politica per accumulare qualche voto in più, però permettetemi di darvi la mia lettura. Primo, è vero, la situazione era certamente prevedibile, ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza. E sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto. Secondo, e punto fondamentale, guardate che con prefetto e questore abbiamo valutato come contenere i tifosi. In particolare abbiamo per tempo analizzato la possibilità di chiudere Piazza Duomo, ma i rischi superavano i benefici, perché i tifosi si sarebbero riversati in spazi più piccoli e con meno vie di fuga. E come ha affermato il prefetto, non è in situazioni del genere e in momenti come quelli che stiamo vivendo che si può immaginare di usare gli idranti o cose del genere. Ora, capisco che nella società in cui viviamo chiunque si improvvisa è esperto della qualunque, anche dell'ordine pubblico, ma le cose viste da dentro sono un pochino più complesse e bisogna accettare che i veri esperti dell'ordine pubblico siano il prefetto e il questore. Terzo, ho sentito tante lamentele, ma non ho un'idea sensata, onestamente, su come avremmo potuto gestire meglio le strade cittadine. Devo dire che ci ha provato Salvini, ipotizzando di portare chissà come i tifosi a San Siro. Ma a tacere che gli stadi in Italia sono chiusi, che assembramenti ci sarebbero stati nell'ingresso e nell'uscita dello stadio? E una volta dentro, sarebbero stati i tifosi a doverosa distanza o si sarebbero abbracciati? Ecco, questa è stata l'ideona di uno che ha fatto il ministro dell'interno, ripeto, il ministro dell'interno e quindi presunto addetto ai lavori. Quarto, come al solito, nella critica si è distinta la Lega, quella che vuole aprire tutta, ma anche quello che aveva in piazza a Milano a festeggiare un viceministro e due consiglieri comunali che allegramente postavano loro foto. A proposito, è veramente una chicca l'intervista della consigliera e eurodeputata leghista Sardone, che dice, ma io ero lì per lo shopping. Certo, notoriamente si va a fare shopping con la mascherina dell'Inter e insieme ai compagni di partito. Da ultimo, stiamo faticosamente uscendo dalla più grave crisi sanitaria e sociale dal dopoguerra. Esistono tante sensibilità che a volte si contrappongono. C'è chi ha un po' di nostalgia per l'ordine assoluto del lockdown e chi vorrebbe aprire tutto e subito al primo spiraglio di normalità. Quello che sappiamo è che per gestire una comunità non esiste un tasto acceso o spento, o forse sì, ma in società molto diverse dalla nostra. Una società libera è una comunità complessa che va gestita con strumenti complessi. Io non credo che le migliaia di famiglie che hanno festeggiato lo scudetto in tutta la città in zona gialla siano pericolosi attentatori alla nostra salute. Certo, lo dico con chiarezza. Ora più che mai bisogna avere comportamenti corretti in termini di distanziamento e uso delle mascherine. Però sappiamo anche che tutti insieme non abbiamo offerto appigli ai professionisti della guerriglia urbana, che ci sono, che nessuno si è fatto male e che le forze dell'ordine hanno fatto rispettare a tutti il coprifuoco. E credetemi, non è poco.